Buongiorno a tutti dal gufetto Paolo Bellucci, quasi tutto pronto per l'ottava giornata del campionato di eccellenza girone A tra i padroni di casa del team Nuova Florida, primi in classifica dopo la vittoria con il Civitavecchia, primi in classifica insieme all'Astrea e al Real Monterotondo Scala, e Bricofer Casal Barriera che dopo un buon inizio viene da due sconfitte consecutive, si trova a 7 punti in zona playout. Gli ospiti si schierano con Beccaceci, Morazio, Lunghi, Ciampini, Cesaretti, Misano, Faccioli, Lunghi, Colagrossi, Gerardo e Gullotto. A disposizione del tecnico il signor Pandolfi Giulio, Sereni, Apostoli, Costantini, Porzio, Mastagna, Alessandrelli, Zanzucchi, Rocchi e Luzzi. I padroni di casa si schierano con Giordani, Moretti, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Di Bari, Pallocca, Rossi, Tisei e Piro. A disposizione del tecnico signor Bussone, Manni, Lauri, Pasquali, Nunzi, Troccoli, Matteo, Giusto, Teti, Troccoli, Mirko e Giordani, Marco. Sulla sinistra, proprio il numero 10, sbaglia il tocco col sinistro, poi però interviene in scivolata. La palla ancora buona. Passaggio all'indietro, il tiro di Faccioli respinto, ancora palla in mezzo, Scardola con la testa. Moretti tenta il cross, raso terra, libera Ciampini, ancora però in zona d'attacco, Rossi fermato, Pallocca dal limite, buon pallone per Tisei di testa, appoggia per Di Bari, tiro alto, ancora Di Bari, pallone stoppa e avanza, attaccato da Gullotto all'indietro che poi lo ferma, Misano. Pallone facile preda di Pallocca che può provare col sinistro. È buono, rete del numero 8. Su rilancio sbagliato da parte di Misano, interviene sul pallone Pallocca che fa partire un ottimo sinistro dalla distanza. Beccacici tocca solamente il pallone, ma non evita la rete. 1-0 Team Nuova Florida al 21esimo del primo tempo. Il gol era nell'aria da qualche minuto a questa parte. Lo raggira Ciampini che poi perde palla, però porta palla T6, serve un buon pallone per Rossi, tiro, la parata in uscita di Beccaceci, poi il rimpallo e per poco il pallone che non finisce in rete. Servito in zona centrale Piro, ancora libero di stoppare e di servire T6, ancora lui porta palla, riesce a tenerla, fa partire il tiro, grande gol di T6. 2-0 Nuova Florida al 42esimo del primo tempo. Ancora Piro è libero di ricevere palla centralmente, di girarsi e di servire in verticale T6, che rischia di perderla. Riesce però a tenerla e ad angolarla. Grande tiro del numero 10. Beccaceci non può arrivarci. E 2-0 meritato della squadra di Bussone. Piro poi. Citro, scusate, non è preciso. Gerardo servito da Faccioli e incredibilmente arriva il gol del 2-1. In modo inaspettato il Casal Barriera va a riaprire l'incontro subito dopo il 2-0. Grande gol del numero 10 Gerardo. Pallone perso in modo ingenuo. Faccioli mette palla a terra servendo Gerardo che di prima trova un grande gol col mancino. Non può arrivarci Giordani, grande sinistro angolato. Ancora Piro in avanti, fa proseguire Moretti in posizione regolare, la mette dentro in scivolata. Arriva sul secondo palo Rossi che col tacco fa partire il cross. Pallone deviato da un difensore, da un giocatore del Casal Barriera con la mano. Calcio di rigore quindi e grande opportunità al quinto minuto del secondo tempo per il team Nuova Florida per portarsi nuovamente a più due. Daniele Tisei contro Beccaceci. Fischia il direttore di gara. Parte Tisei e rete ancora dalla parte sinistra. Tisei va su quel lato. Beccaceci che non riesce però a respingere il tiro. Era anche uscito di molti metri. Beccaceci andando molto in avanti, di qualche metro in avanti. T6 nonostante tutto segna la sua personale doppietta. Grande gara del numero 10 e 3-1 Nuova Florida. Serve Pallocca, zona di centro-sinistra, allarga gioco per Di Bari. Di Bari punta Morazio, si accentra ancora Di Bari, serve poi T6 dal limite. Ottima palla per De Marchis in posizione regolare, tiro sul primo palo. Para Beccaceci. Mastagna la battuta curta, non ci arriva nessuno sul secondo palo, neanche Lunghi. Bucano tutti l'intervento, poi all'indietro Gerardo prova il tiro, blocca sul primo palo Giordani, occasionissima questa. Ancora
ancora che Salvarira sta soffrendo. Ora il team Nuova Florida prova ad uscire da una situazione complicata di Bari. Grande giocata, va a recuperare palla con una scivolata. Giordani la gioca dall'altra parte per Rossi, in posizione regolare, ancora Rossi, stop il pallone, finta, se la può, attenzione ancora, lui in possesso e rete. Aveva, sembrava avesse perso il tempo della giocata, ma è riuscito poi a portarsela col sinistro e a superare Beccacici con la punta del piede. 4-1 al 32esimo del secondo tempo, chiude il match Rossi. Giordani cerca in profondità Rossi, in posizione regolare, lo scambio con Giordani, grande azione questa tra Rossi e Giordani, firma il gol del 5-1 l'esterno numero 20 Giordani Marco. Grande palla in profondità per Rossi che è partito da dietro, pallone al centro per Giordani che firma il gol del 5-1 al 40esimo del secondo tempo. Era direttamente il tiro, sia così alle stelle il suo tiro. Termina in questo momento una gara stradominata dal team Nuova Florida che vince per 5-1. I gol per i biancorossi sono di Pallocca, T6 che ha compiuto una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore, Rossi e Giordani Marco. Nel mezzo aveva riaperto la gara un gol di Gerardo al 44esimo del primo tempo. Al termine della gara tra team Nuova Florida e Casal Barira, terminata con il risultato di 5-1 per i padroni di casa, ci troviamo con i tecnici delle due squadre, il signor Giulio Pandolfi, allenatore del Casal Barira, e il signor Andrea Bussone, allenatore del team Nuova Florida. Parto proprio da lui, mister, una grande vittoria. Inoltre Astrea e Unipomezzi hanno pareggiato, ha perso Real Monterotondo Scalo, difficile sperare in una domenica migliore di questa. Il campionato è lungo, noi dobbiamo pensare domenica per domenica, perché comunque ogni domenica si può perdere. Noi oggi affrontiamo un Casal Barriera fortunatamente che era rimaneggiato, gli mancavano Fighera, Costantini, altri 3-4 cassetti. Comunque è sicuramente un vantaggio quando mancano 3-4 titolari agli avversari, quindi è stata anche una giornata fortunata. Poi i ragazzi sono scesi con la testa giusta e era la prima volta che tornavamo dopo la sconfitta a Valletera a giocare in casa, era importante vincere. La prossima settimana sarà molto importante per il proseguio della stagione, a partire dalla gara di andata degli ottavi di Coppa contro la Nuova Itri, proprio qui al Mazzucchi. Ma guarda, non è la prossima settimana, ogni domenica è una partita difficile e vincere con la domenica è sempre complicato in questo girone. Ci sono squadre attrezzate che hanno giocatori dall'ultima alla prima, perciò non ci stanno partite facili. Passo ora al tecnico Giulio Pandolfi. Mister, una sconfitta pesante, come valuta la prestazione dei suoi? Ma tanto impegno e basta, purtroppo venire qui, il mister si è dimenticato qualcuno, sei titolari è veramente dura, 6 su 11 sono parecchi. Comunque merito a loro, hanno fatto un'ottima gara, sicuramente sono stati superiori e hanno meritato di vincere. Un buon inizio di stagione, mister, ora 3 sconfitte consecutive, cosa sta mancando al Casal Barriera? Purtroppo i giocatori, abbiamo una serie di infortuni stratosferica, per cui sta succedendo di tutto. Più di questo non lo so, più di questo succede, peggio di così può andare. Bene, ringrazio tutti e due i tecnici, in bocca al lupo. Bocca al lupo, mister. Ci troviamo ora anche con il giocatore del team Nuova Florida, Giordani Marco, autore del quinto gol, che inoltre è stato anche convocato con la nazionale azzurra di beach soccer. Giordano, una domanda molto semplice: meglio il calcio o il beach soccer? Sono 2 anni ormai che mi sono sperimentato in questo sport, è uno sport acrobatico, a me piace perché mi piace tanto buttare sulla sabbia e spero di andare bene. Tutto sommato, amo sia il calcio che questo sport, tanto questo si pratica nei mesi estivi e quindi posso fare tutto l'anno tutte e due. Marco, un piccolo bilancio della stagione fino ad ora, con i risultati di oggi siete primi in classifica da soli. La squadra è costruita per fare bene in questo campionato, siamo una squadra nuova, tutta nuova, e quindi dobbiamo conoscerci bene.
questo motivo, infatti piano piano col tempo stiamo migliorando sempre con i risultati, anche con le giocate, e questo anche grazie all'aiuto dei compagni e del mister. Bene, grazie Marco e complimenti. Grazie.